Oh, intanto salutiamolo, il grande Patrizio Oliva. Ciao Patrizio. Buonasera, ciao Mario. Ciao Patrizio. Benvenuto. Ciao, ciao, ciao. Eccoci qua, benvenuto a Sport Food, anzi Food Sport. Prima il food. Ah, che bella cosa. E che bella cosa, capito? Con noi c'è anche un campione. Un campione che è romano, 29 anni, si chiama Alessio Di Chirico, di arti marziali miste, MMA, giusto? Ciao Patrizio, è un onore conoscerti. Altrettanto, voglio... Organizziamo un match, no? Il ring Radio Radio? No, con questi qua di MMA, quasi di pazzo. Sei di pazzo. Questi qui. Un round, secondo me Patrizio Lio con l'esperienza... Anche, un round. Anche se dobbiamo dire McConnor... Se scendiamo nel loro campo come si dice a Roma, ci sderivano. Se vengono nel nostro campo hanno delle difficoltà loro. Secondo me con la velocità che c'hai, McConnor è la prova, no? Secondo me con la velocità che c'hai non ti vedo nemmeno, mi metti 2-3 jab. Facciamo questo match, Ilario, organizziamo. Ma dove, qui dentro la radio? Ci abbiamo fatto lo studio apposta. Abbiamo fatto lo studio apposta. Ragazzi, il problema è che anche prendendo Oliva dei suoi tempi, questi usano le ginocchia, che devi fare? Per veloce che tu possa loro essere. Loro non sono abituati. Facciamo un round di box. Gli piatti a ginocchiata. No, intanto devo ma dire. Facciamo un bel incontro di food invece. Però lui fino adesso ci ha spiegato che. Forse perché è un atleta. Forse perché c'è la nutrizionista che l'ascolta. Perché io mi rifiuto di credere che te proprio sei così ligio. Ah, non ti ho chiesto niente prima. Prima delle così food sport, ma anche sesso e sport, cioè sì. Te pratichi qualche cosa oppure no, ti astieni? No, beh, sì, questa nasce un figlio, quindi. Ah, ecco, allora vedi, è la prova, Hai praticato. Sì, no, però se io posso, invece, se ti va di fare una sfida a pizze, penso che ne riesco a mangiare 3 di fila, napoletane forse pure 4, perché non so per quale motivo le pizze a Napoli sono più leggere, più buone. Quindi se vuoi accettare questa sfida non penso che tu possa vincere, mi dispiace Patrizio, organizziamo una bella serata con te e Alessio. Brava, una bella pizza napoletana leggera, lievitazione 72 ore, quindi leggerissima. Esatto. Come si chiama la farina? Non mi ricordo la farina che usate voi. Vabbè, c'è una farina, un nome particolare, ma non so perché là il cibo è proprio buono, cioè non so, l'acqua come il caffè, ma il caffè a Napoli è un'altra cosa, sì. Ragazzi, è l'aria. Ragazzi, parlando di cibo, scusate la mia parentesi, sì, vabbè, tu... mi vengono in mente alcune cose, quando prima adesso parlava del trattamento appeso o non appeso, prima poi di entrare in Rai ho collaborato con Rodolfo Sabatini e frequentavo di conseguenza Villa Flora a Bogliasco di Genova, dove c'era il quartier generale dei pugili di Rocco Agostino, tra cui anche Patrizio. Bene, io ho visto dei pugili che all'indomani avrebbero dovuto combattere il po' la sera e la mattina avrebbero dovuto sostenere il peso, perché all'epoca non era più come ora che si fa il peso il giorno prima, all'epoca il peso era la mattina. Beh, io ho visto cenare dei pugili, e Patrizio lo sa bene perché l'avrà fatto anche lui, con foglie di lattuga. Però scusami Patrizio, adesso noi stiamo Neanche tante, allora, noi siamo una piattaforma televisiva, quindi stiamo mandando in onda anche alcuni tuoi match. Che bello. No, allora, ma più che un pugile mi sembri una gazzella, cioè dove ce l'avevi tutti sti muscoli? Non avevi una... Ragazzi, è perché ricordate che nella vita bisogna saper trasformare le condanne in un nuovo inizio. Io avevo la condanna di essere secco, tutti gli sport potevo fare meno che la box, infatti. E invece ho detto ho una condanna, così. Trasformiamo questa condanna, allora che c'è? Solo la forza? No, ci sono le gambe, c'è la velocità, ci sono i riflessi, e io ho puntato su queste caratteristiche e ho fatto comunque il pugile, nonostante non avessi un fisico da pugile. Ma ad oggi c'è un Patrizio Oliva nella box moderna? Ragazzi, guardate che trovare un Patrizio Oliva mica è facile. Io avevo delle caratteristiche appunto. Che non le trovi tutti i giorni in un pugile. Ma poi io avevo una cosa molto importante che fa la differenza. Io avevo il sogno, io tutte le notti sognavo di diventare campione olimpico e campione del mondo, e quel sogno si è realizzato
quando mi facevo a piedi 12 chilometri per andare in palestra perché non tenevo neanche i soldi per comprarmi il biglietto dell'autobus, io camminavo per strada e non mi stancavo perché davanti ai miei occhi avevo il sogno. E allora qua, oggi è difficile trovare i ragazzi con questo, con queste caratteristiche, avere nella testa un futuro, quindi essere motivato per qualcosa. Io volevo diventare a tutti i costi campione olimpico e campione del mondo e ci sono diventato. La stessa cosa ci ha detto prima Alessio, il sogno suo è diventare campione del mondo. Ragazzi, io vi dico, vi voglio dire una cosa che Patrizio non vi dirà mai. Lui era, chiaramente aveva il suo stile, incontri, siccome la Rai all'epoca lo seguiva, e Mercoledì Sport era un incontro di Patrizio Oliva sulle 8 riprese. Patrizio aveva l'abitudine, ogni ripresa, dava 3 colpi e poi non ne pigliava, scappava via, la regala, faceva, eccetera. Una volta eravamo a Sei Bersani, o campione d'Italia, no, a Sei Bersani mi pare, e fece un incontro, e solo che telefonò il gran capo dello sport della Rai, Tiberio Evangelisti, telefonò a Rodolfo Sabatini, diceva, guarda, qua è andato malissimo, questo non fa spettacolo, non da cazzotti, non fa niente, eccetera. Rodolfo Sabatini chiama Rocco Agostino, per cui è cascata, si incalza con Rocco Agostino si incavola con Patrizio. E so che erano fuori, nel campo di tennis, del casinò, e Patrizio, poverino, era un cane con la coda tra le gambe. E mi ricordo che parlando si è un po' sfogato, c'era anche la moglie. A un certo punto Patrizio si è fermato, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, Mario, se mi fanno combattere per il titolo mondiale, man da Cid, ma da là sopra io scendo col titolo mondiale. E ragazzi, così è stato, perché l'incontro con Ubaldo Sacco è stato selvaggio. Le ultime 3 riprese io le ricordo bene perché... Ma è quelle che stiamo vedendo. Io voglio, è Ubaldo Sacco, se mi permettete, vorrei dire solo una cosa. Ecco, io quando mettevo piede sul ring sono sempre stato una persona vera. Io a volte ero sparagnino, perché io poi l'ho scritto questo nel mio libro Sparviero. Io avevo accusato un grave infortunio alla mano destra, un'osteoporosi, ragazzi, sapete che significa? Ah. Cioè io quando colpivo, al primo colpo la mano si fratturava. E facevo tutto il match con una mano sola e chiaramente non potevo sbandierarla ai 4:20 perché sennò avevi finito, sarebbe, era finito. Sarebbe stata la fine per me, ma io nonostante quell'altra condanna che avevo e non potevo più colpire, io sbagliavo il bersaglio di proposito per non sentire le fitte lancinanti che mi entravano nella mano. Non mi sono arreso, ho potenziato il braccio sinistro, ho lavorato come un dannato col braccio sinistro e con un braccio solo vi posso garantire che sono diventato campione del mondo. Perché ma è clamoroso, sì. Quando io quindi nei match senza titolo in palio non potevo forzare la mano perché non la potevo fratturare continuamente, quindi ero molto spalagnino e intanto lavoravo solo con braccio solo e con un braccio solo mi sono fatto 12 europei, ho difeso il titolo 8 volte i superleggeri, 4 volte quello dei welter e con un braccio solo sono diventato campione del mondo. Lo stiamo vedendo, lo stiamo vedendo in TV. E alla fine ho avuto ragione io, posso aver criticato quanto voglio, ma io non potevo dire alla gente, signori, io ho un braccio solo, l'altra mano è morta. Patrizio, volevo fare la stessa domanda che ho fatto Alessio, ma tu avevi paura prima dell'incontro o andavi spavaldo? Soltanto un pazzo sale sul ring e non ha paura. La stessa cosa. L'importante è trovare il coraggio dentro di noi, quella forza motrice che ci fa superare quella paura. Il pugile, anche il lottatore di MMA, è consapevole che sale con la morte a fianco, che può succedere l'incidente mortale, ma noi siamo dei coraggiosi perché conosciamo a che cosa andiamo incontro. Tu citi colui che ha raccontato la guerra del peloponnese, che diceva: i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione di ciò che li attende, sia nella gloria che nel dolore, ma tuttavia l'affrontano. Ecco, però scusami Patrizio, mentre tu parlavi inquadravano appunto Alessio, e Patrizio ha detto una cosa che sinceramente è raggelante, no? Tutti noi saliamo consapevoli che abbiamo la morte a fianco. Tu ci avevi mai pensato a questo? Ma certo. No, lo chiedo Alessio, eh. Sì, ah. Guarda, purtroppo poi è capitato qualche mese fa, 2 pugili morti, eh. Sì. Quindi, sì. Cioè lo metti in preventivo. Sì, sai che infatti quando qualcuno mi dice che un pugile prende troppo, io dico scusa, ma rischia la vita. Devono prendere i soldi di Cristiano Ronaldo. No, ragazzi, non parliamo dei soldi del pugilato, perché apriamo un tasto doloroso, perché i pugili sono non pagati in maniera delinquenziale. Non pagati. Per quale motivo, Mario?
Ma guarda, il pugilato è fermo. Una sola parentesi, voi parlate di incidenti. Io ho fatto la telecronaca di Fabrizio Di Chiara imparato quando Fabrizio è morto all'ultima ripresa, insomma, per cui so quello che vuol dire la sopra, beh, meglio non ricordarla più. È pure successo un promoter che è scappato con i soldi tutta la serata, se non sbaglio, no? No, è solo quella sera, ma per quel motivo il pugilato non rende più, o non rende, perché il pugilato dai tempi di Patrizio Oliva, Gianfranco Rosi, l'ultimo forse, non ha più gestori, non ha più promoter, non ha più manager, non ha più allenatori. Nel pugilato, ragazzi, non c'è più nulla in Italia, è tabula rasa. Adesso io faccio un discorso generale perché non si può entrare nei particolari, però fondamentalmente i maestri sono rimasti quelli che c'erano 30 anni fa, oddio, con tanto di cappello, però il mondo si evolve. All'epoca c'erano le macchine da scrivere con la carta carbonio per fare due copie, adesso no, si è tutto evoluto, il pugilato è rimasto lì. L'unico che ha guadagnato lì è Patrizio Oliva, allora. Beh, lui e Gianfranco Rosi sono gli unici che realmente hanno... No, Patrizio, correggimi. Lui e Gianfranco, gli unici, gli ultimi, credo che hanno fatto... Beh, no, direi i due Branco. Branco. I due Branco. Giovanni Parisi è un altro. Beh, certo, Giovanni, certo, hai ragione. Giovanni Parisi, l'ho dimenticato, poverino. Vabbè, però sono 4-5. Poi adesso c'è Mayweather, che è uno di quelli che ha guadagnato. No, ma io parlo a livello italiano. No, io parlo a livello italiano. A livello italiano, okay. Non c'è. Non c'è più niente. No, beh, a livello. No, ma ragazzi, stiamo parlando di extraterrestri, vero? Stiamo parlando di umani. Io ti potrei parlare di Oscar De La Hoya. De La Hoya, certo. Che ha guadagnato la luna. Per cui, ragazzi, no, ma in Italia non c'è più niente perché è pugilato. E quasi adesso si fanno manifestazioni, ne ho vista una sera fa in cui è combattuto un certo Spardina, un total tatuato che vive a Miami. Ma l'avversario di Spardina, se lo incontra stasera Patrizio Oliva, attenzione, io parlo dell'8 novembre 2019, Patrizio Oliva che ha qualche anno. Alla Scardina è il fidanzato di Letta Leotta. Esatto. È cascato, allora ha vinto, dai. È cascato bene. No, Mario, ti volevo chiedere, ma pensi che il dilettantismo, i gruppi sportivi che hanno rubato un po' di talenti al pugilato, c'entra qualcosa con questo discorso che fai? Ma certo, è stato sì, è bloccato il turnover che era naturale fino a pochi anni fa, nel senso che a un certo punto c'è stato il trionfo a Pechino del pugilato italiano, trionfo, medaglia d'oro di Camarelle, argento di Russo, bronzo di Picardi e gli altri ben piazzati, e dopodiché loro sono vietato di passare professionisti. Per quale motivo vietato? Innanzitutto perché di promotori importanti in Italia che ti possono garantire un futuro professionistico non ce ne sono. Secondo, essendo tutti e tre nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, sai, sono agenti e prendono lo stipendio, in più sono perennemente in trasferta e prendono la diaria, sai, poi i premi della federazione, dimmi. Mario, dobbiamo dire proprio la verità, che dal 2001 fino al 2014-2015 abbiamo avuto una federazione che ha distrutto completamente la box. Nell'immaginario collettivo il pugilato è rappresentato dal professionismo. Noi abbiamo sempre avuto questo ciclo, come diceva Mario, dilettantismo, olimpiadi, passaggio al professionismo, ed avevamo i riflettori puntati addosso perché passava al professionismo un medagliato olimpico. Quando invece con l'avvento del presidente Franco Falcinelli, tutti questi ragazzi che vincevano le olimpiadi sono stati fermati a farli rimanere nei centri sportivi e farli rimanere dilettanti, e si è perso il ricambio che noi naturale che avevamo sempre avuto. E quindi dal 2001 al 2012, 13, 14 abbiamo avuto un disastro, ma anche mondiale. Se noi vediamo quello che ha combinato l'AIBA, pensate che l'AIBA non può più organizzare il torneo olimpico
perché manca un ammanco di soldi, perché hanno fatto dei regolamenti assurdi nel far mettere i professionisti alle Olimpiadi. Un'assurdità di una pericolosità fuori dal comune. Voi pensate che un ragazzino di 18 anni possa incontrare un professionista? E ultimamente è successo ai campionati mondiali, un professionista uzbeko ha combattuto con un dilettante americano, l'ha messo KO, non riveniva più da terra. Allora questi qua che fanno l'AIBA? Per dimostrare che un pugile cubano, che sono i migliori al mondo, possa battere un campione del mondo professionistico, non pensano a quanti centinaia di ragazzi possono correre dei grossi rischi. Pensate a un ragazzino di 18 anni che va incontro contro un Tyson che poteva partecipare alle Olimpiadi. Pensate quanto sono pazzi questa gente. Dobbiamo richiamarlo, hanno distrutto la box. Senti, Patrizio, il sogno di un ragazzino è diventare campione olimpico. Se mettono i professionisti alle Olimpiadi, finisce anche il sogno di un ragazzino. Perché partecipa a fare l'Olimpico? Vado a fare sotto un professionista, con il rischio anche di essere ammazzato. Allora, un attimo, perché sono, non capiscono niente di box, le persone sbagliate ai posti sbagliati, vi rendete conto? È un fiume in piena, hai ragione, purtroppo siamo in chiusura di trasmissione. Dobbiamo proprio chiudere. Che cosa fa oggi Oliva? Oggi è pure attore. No, mi ha raccontato una cosa, mi ha emozionato prima al telefono, era anche lì in fiume in piena, proprio con emozione. Se lo vuoi raccontare, Patrizio, che sei sold out a Salerno, e dici che stai facendo. Sì, sto portando in giro il mio spettacolo teatrale che si chiama Patrizio versus Oliva, che è tratto dal mio libro Sparviero, e nel 2014 questo libro è stato giudicato tra le 10 biografie più belle a livello mondiale. Mio nipote Fabio Rocco, che lo scrittore, ha scritto anche il testo teatrale. L'anno scorso ho partecipato a Napoli Teatro Festival ed è stato un successo clamoroso di pubblico, di vendita di biglietti e di critica. E quest'anno sono in stagione in vari teatri del mondo. Ma a Roma vieni? Veniamo con Alessio. Penso di sì. Dai, organizziamo a Roma. È uno spettacolo bello, perché è un bellissimo messaggio per i giovani, perché Patrizio versus Oliva significa Patrizio uomo contro il Patrizio pugile. Patrizio uomo che proviene dalle macerie, dalla povertà assoluta, da un padre violento che scaricava la sua violenza sulla madre, dalla morte di prematuro di mio fratello quando io avevo 12, lui aveva 15 anni. Mi percorrevo 15 km a piedi per andare in palestra perché non tenevo i soldi. E nello stesso tempo Patrizio Oliva, l'altro Oliva, riusciva a costruirsi la carriera di pugile. Quindi questo è un messaggio a quei giovani che oggi, che per scuse, devo dire, che non hanno soldi, si buttano nel mondo della criminalità. Trovate scuse, perché se uno come me ce l'ha fatta, proveniente dalla fame, dalla miseria, ho sempre seguito la strada della legalità, e quindi ho scelto la mia libertà. Chi sceglie la strada della criminalità fa un rischio enorme di mettere a rischio la propria vita, anche quella di perderla. Dobbiamo facciamo così. Dobbiamo fare un'altra puntata con Patrizio, perché lo merita, stanno arrivando tantissimi messaggi. Patrizio, grazie di tutto, sei un campione sempre. Grazie a voi, grazie. Mi dispiace solo che non abbiamo avuto tempo di passare. Ma ne parleremo presto, grazie. Ciao, grazie Patrizio. A Mario. Grazie a Mario. Bocca al lupo per il teatro. Allora, saluto Alessio. Bravissimo, Alessio, ragazzi. Però senti come ti salutiamo con un messaggio, possiamo andare, vai. Si allenavano insieme, ma non ha fatto poi la carriera. Ma che bello sentire parlare questo atleta. Complimenti per davvero. Solitamente è una contrapposizione tra lo sport che fa e il modo di essere, e invece è proprio particolare lui. Bravi, grazie. È vero. È proprio così. Sì, era per te. Si riferisce a te. Grazie Alessio Di Chirico, e ti seguiremo da oggi in poi, sei confratello di Radio Radio. Grazie, se davvero portare fortuna porto gli occhialetti. Ok, e percentuale Radio Radio, non è che mi sono preparato a 0-0. Grazie Alessio.